Direttore, arriviamo al mese di dicembre, quindi la stagione stellare si chiude per questo 2019 con un mese all'insegna degli eventi speciali e di un clima di festa, ma non solo. Sicuramente, sicuramente la festa è quella che vogliamo comunicare al nostro pubblico, anzi ai nostri pubblici, certo. Perché di pubblici diversi si tratta. Apriremo il Goldoni il 4 di dicembre con Manuel Agnelli in un concerto a lui dedicato, una sorta di personale della sua carriera. Il 6 di dicembre Enrico Bertolino con il suo Instant Theater, una performance teatrale che lui adatta al luogo dove la esercita. Dal 12 al 15 di dicembre un importante debutto nazionale di un nuovo spettacolo che produciamo, un testo di Romolo Bugaro, sì, con la regia di Alessandro Rossetto, Una banca popolare, parla proprio delle banche popolari, della vicenda nota che ha interessato molto la nostra regione. È un'operazione a cavallo tra il teatro e il cinema. Romolo Bugaro e Alessandro Rossetto hanno appena dato, l'ultima mostra del cinema, alla luce un film tratto dal romanzo Effetto Domino. Dal testo Una banca popolare invece sarà tratto un film che dovrebbe uscire il prossimo anno. Quindi è un'operazione interessante anche da questo punto di vista. Decisamente. Il 18 di dicembre Red Can Sian, grande concerto, un excursus della storia della musica, si intitola Testimone del Tempo. Il 21 e il 22 di dicembre la nostra grande Big Vocal Orchestra, un gruppo di 250 voci veneziani che ogni anno ci omaggiano di un grande evento per Natale. A seguire il 26 di dicembre un classico della nostra programmazione, lo Schiaccianoci con il Russian Classical Ballet, quindi un grande spettacolo, un grande appuntamento con la danza classica sulle punte. Ah, sì. Il 28 di dicembre il musical di Natale, Buon Natale Babbo Natale, realizzato e prodotto dalla Fondazione Aida di Verona. E infine, Capodanno, 31 dicembre, 1 gennaio, il Don Chisciotte di Stivalaccio Teatro, beniamini del nostro pubblico. E con Venezia, insomma, abbiamo chiuso il mese di dicembre. Spostiamoci a Treviso. Spostiamoci a Treviso. A Treviso abbiamo l'ultimo appuntamento d'opera che apre il mese, è un dittico, Donizetti con Rita e Puccini con il Gianni Schicchi. Tra il 4 e l'8 dicembre ci sarà un'anteprima per le scuole e due recite aperte al pubblico. Quindi per la stagione concertistica un concerto dedicato a Tchaikovsky con l'Orchestra Filarmonica, i solisti di Radio Veneto 1 l'11 di dicembre. Tra il 13 e il 15 di dicembre un grande classico anfitrione con Gigio Alberti, quindi anche a Treviso il Testimone del Tempo Red Can Sian con un grande concerto che, ricordo, serve anche a raccogliere fondi per la Città della Speranza, quindi è una meritevole e meritoria iniziativa, certo, di Red e del Teatro Stabile del Veneto. Quindi il 22 di dicembre anche a Treviso il musical di Natale, Buon Natale, Babbo Natale. Il 27 di dicembre anche a Treviso un appuntamento con la grande danza classica con solisti e primi ballerini del Teatro alla Scala per un vero e proprio gala di danza. E infine a Capodanno, 31 di dicembre, Ennio Marchetto chiuderà l'anno a Treviso in bellezza con The Living Paper Cartoon. Concludiamo con il Teatro Verdi di Padova. A Padova l'appuntamento piuttosto interessante per chi è interessato a conoscere le tendenze, le nuove tendenze del teatro, è il 6 e 7 di dicembre. Qui al Teatro Verdi ci sarà il premio Rete Critica per l'edizione 2019, un premio che va alla scoperta delle migliori realtà organizzative di comunicazione e di realizzazione di produzione teatrale. E quindi sarà un'articolata, due giorni con presentazioni, incontri, convegni e anche spettacoli. I due spettacoli saranno Graces di Silvia Gribaudi, sì, e Platonov del Mulino di Amleto, due emergenti della scena italiana. Certo. L'8 di dicembre Bon Via, uno spettacolo per famiglie sul palco del Verdi. Al Teatro delle Maddalene tra il 10 e il 18 dicembre invece appuntamento con Sebastiano Lomonaco e il suo spettacolo Per non morire di mafia, da testo di Piero Grasso. È un appuntamento di teatro civile molto importante. Infine, per la nostra programmazione al Verdi chiudiamo dall'11 al 15 di dicembre con La donna leopardo di Michela Cescon. Grande spettacolo, grande debutto al Piccolo nel mese di ottobre scorso e ora in tournée in tutte le sale. Un dicembre ricco, un dicembre decisamente variegato, all'insegna degli eventi speciali, e non ci resta che augurare buone feste a tutti. Buone feste.